Eccoci di nuovo insieme per un impasto collettivo sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Stiamo seguendo tutte le indicazioni che Rosa ci dà sul gruppo FB. Abbiamo rinfrescato i nostri lieviti, chi la pasta madre solida, chi i licoli, alle 15 di giovedì, per arrivare poi alla sera alle 19:30 a fare l'impasto. Ecco qua, come vedete Rosa sta sciogliendo con un po' d'acqua la sua pasta madre. La descrizione di tutti i passaggi poi li troverete nei file del gruppo. Bene, Rosa sta aggiungendo la farina, un po' di farina, poi mette l'olio, poi il sale e continua con la farina. Il resto dell'acqua e la manciata di crusca. Come vedete, stiamo lavorando tutto dentro la ciotola, senza planetaria, tutto a mano. Ok, qui finisce di mettere tutti gli ingredienti. Ci vuole molta pazienza per fare questi collettivi perché seguendo sul gruppo su Facebook, poi sono in tanti a fare domande che nemmeno servirebbero perché Rosa mette bene tutte le descrizioni, quindi al limite le domande proprio se necessario, perché altrimenti non si riesce bene a seguire tutti i passaggi. Infatti ringraziamo Rosa per la pazienza che ha, però diciamo che ci divertiamo anche. Ok, adesso versiamo tutto sul piano di lavoro e completiamo l'impasto. Poi vi metto anche la descrizione. Qui si finisce di impastare e una volta pronto l'impasto si fa un primo giro di pieghe. Poi si copre con la ciotola e si aspettano i 15 minuti. Passati i 15 minuti, ecco qua Rosa che sta riprendendo l'impasto e farà un altro giro di pieghe. Vi ricordo che stiamo seguendo questo impasto collettivo sul gruppo Nuvola un amore di pasta madre, seguendo tutti i suggerimenti, le indicazioni che ci dà Rosa Di Fonso, che è l'amministratrice del gruppo. Bene, una volta fatte le pieghe, l'impasto va pirlato. E poi messo in ciotola a temperatura ambiente con il coperchio naturalmente, a temperatura ambiente per un'ora e poi va in frigo fino a sabato alle ore 14. Ed ecco come si presentano gli impasti alle 14 di sabato, quindi sono più di 40 ore se non erro. Questa sera saranno 48 ore, ha lievitato questo impasto 48 ore. Bene, lasciamo l'impasto fuori dal frigo fino alle 16 quando andremo a formare i panetti. Allora, vedete il panetto va richiuso, chiuso sotto e poi pirlato. Ogni panetto dovrebbe pesare intorno ai 250-250 grammi per queste pizze. Qui Rosa che ha fatto l'impasto per intero, ci ha fatto, mi sembra, sette pizze. Adesso vediamo i panetti. Ok.
Bene, poi una volta pronti i panetti vanno coperti con un telo e lasciati ancora lievitare. Calcolate che siamo a febbraio e fa freddino anche dentro casa, quindi non so poi per chi vedrà il video, magari in estate la lievitazione certo cambiano i tempi. Nel frattempo ci possiamo preparare gli ingredienti, la mozzarella fatta a pezzettini e messa ad asciugare dell'acqua, il pomodoro, ognuno poi prepara le cose che vuole, questo è il mio pomodoro fatto da noi, pomodoro di casa. Bene, una volta pronti si procede per la stesura e qui vediamo Rosa che sta allargando i panetti. La cottura va fatta padella e grill, quindi abbiamo acceso già il grill e abbiamo preparato una padella vecchia perché poi quella va infilata nel forno. Chi non riesce ad allargare in questo modo come sta facendo Rosa, può mettere una ciotola capovolta con l'impasto sopra e allargare in quel modo. Rosa ha anche messo un link di Renato Bosco per vedere come si fa. Mettiamo dentro la pizza, dentro la padella caldissima, attenzione a non scottarvi. E durante la cottura, naturalmente sul fornello, abbiamo detto sul fornello, cominciamo a mettere anche il pomodoro. Vedete che la pizza sta cuocendo. Mettiamo poi anche la mozzarella, ci vorranno all'incirca 10 minuti se la padella è bella, bella calda, poi la controlliamo sotto. Qui Rosa mette la sua mozzarella, l'olio va messo dopo alla fine. E controlliamo la cottura, la alziamo sotto e vediamo se è ben cotta, vedete sta crescendo il cornicione. Ecco qua. Quando vediamo che è ben cotta sotto, infiliamo direttamente la padella nel forno, proprio sotto il grill, al piano alto, e là si finisce di cuocere. Ed ecco qua la pizza, la prima pizza di Rosa, perché ne ho fatte 7. Vedete com'è bella? Una fogliolina di basilico e vai. Bene, come vedete non è difficile fare questa pizza in questo modo, con questa cottura. E tutte le nostre amiche che hanno partecipato, ho visto, hanno fatto delle bellissime pizze. Io ho messo un po' di foto qui con i loro nomi. E ringraziamo Rosa per questa ottima ricetta. Questa è la mia, ma ero impegnata a scaricare le vostre foto, i video e quindi ho fatto soltanto due pizze. La prossima ne farò di più. Bene, amici, ci vediamo al prossimo collettivo. Ciao a tutti.